Con LinkedIn lo trovi il lavoro oppure no? Beh, buongiorno a tutti, utenti di YouTube. Eccoci qui oggi per questa nuova avventura. Intanto guardate il sole meraviglioso davanti alla mia dolce testolina, testolina buffa. Vi ricordate il film, o meglio l'anime, no? Sailor Moon. C'era il compare di Sailor Moon, non mi ricordo come caspita si chiama, era un maschietto, no? Che diceva Sailor Moon, la chiamava testolina buffa, ok? Io talvolta ho visto Sailor Moon quando ero piccolo, chiaramente, perché guardavo molto la TV quando ero piccolo. Quando tornavo a casa dalla scuola elementare, mi ricordo ancora alle 4:30, mi buttavo su Rai 1 e c'era il grande Mauro Serio con Elisabetta Ferracini che conducevano Solletico su Rai 1. Chi si ricorda di Solletico alzi la mano, bellissimo programma, io lo amavo. Amavo anche Chi ha incastrato Carmen e Sandiego. Speriamo che Mauro Serio stia bene. Ciao Mauro e ciao Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Va bene? Ciao Elisabetta, ciao Mauro. Allora, oggi vi parlo di LinkedIn o LinkedIn, no? Dice, ma che è LinkedIn, no? Ma di che stai a parlare, scusa? Scusa, ma che è LinkedIn o LinkedIn? Ah, LinkedIn non è altro che un social network per il lavoro, cioè tu vai a crearti un profilo su LinkedIn, no? E in questo tuo profilo che tu vai di fatto a realizzare, a creare, ci metti il tuo nome, il tuo cognome, le tue esperienze di lavoro, le tue esperienze formative. Se hai il diploma o la laurea e via di seguito. Tra l'altro puoi anche andare a interlacciare dei rapporti su LinkedIn o LinkedIn, creare delle relazioni di lavoro e offrirti, diciamo così, a tutte quelle aziende che magari cercano del personale. Attenzione, ci sono diverse aziende, non sto scherzando, è tutto vero, che vanno proprio su LinkedIn o LinkedIn a, diciamo così, cercare persone da inserire. Cioè ci sono aziende numerose, non tantissime, però numerose sì, che ripeto vanno a utilizzare questo social network con l'obiettivo, quindi con lo scopo di trovare risorse umane. Quindi nel momento in cui queste aziende vanno alla ricerca di persone, a volte capita che riescano a trovarle, perché magari i profili professionali che sono stati messi, buttati, indicati, inseriti in questo social network sono adeguati e rispecchiano in effettivo quello che, diciamo così, le persone cercano, quindi le aziende ricercano. Se il tuo profilo professionale è adeguato, probabilmente riuscirai anche a lavorare. Ora, ma tu realmente trovi il lavoro con LinkedIn? La risposta è sempre la stessa, ragazzi, sono sincero. Allora, sì, ma per trovarlo grazie a LinkedIn devi avere una laurea rara, una laurea rarissima, difficile da prendere, e in quel caso hai buona probabilità che riesci ad essere assunto, va bene? Se invece sei una persona che ha un diploma ma non ha una laurea o comunque un titolo di studio elevato, importante, tapi in del secchio, tapi in del ciulo, come si dice a Roma, ok? Hai detto un del ciulo? Sì, perché non voglio dire parolacce, regà, ok? Evito, non voglio essere diseducato, mai educato, va bene? Ora, qualcuno mi dirà, ma io, caro Leandro, mi sono messo su LinkedIn, ho un bel titolo di studio, però non mi è andata bene, nel senso che sono ancora disoccupato. Beh, forse, questo è da attribuire al fatto che tu probabilmente non lo hai fatto bene il tuo LinkedIn, il tuo profilo, cioè magari non hai messo tutte le cose, i dettagli, le esperienze lavorative, i titoli di studio reali e autentici che tu hai ottenuto e via di seguito. Questo quindi si traduce, secondo me, in una difficoltà che tu de facto hai o comunque incontri nel non essere riuscito ad essere inserito a livello lavorativo. Va bene? Questo è chiaro che si palesa, questo è chiaro che si verifica. Perché? Perché bisogna essere bravi. Quando tu vai a creare un profilo su LinkedIn o LinkedIn, devi essere capace di farlo.
Magari ti devi far assistere da chi ne sa più di te. Una volta che sai come si crea un profilo adeguato su LinkedIn e hai quindi delle basi su cui poggiarti che sono buone, efficaci e profonde, riesci effettivamente parlando, secondo me, a trovare un lavoro. Okay? Ripeto, ci sono aziende che vanno alla ricerca di persone da inserire e lo cercano su LinkedIn sulla base delle loro caratteristiche. Se tu sei, dal punto di vista lavorativo, appetibile, hai le esperienze giuste, hai il titolo di studio giusto, hai quello che l'azienda ricerca in te, tu de facto, probabilmente verrai contattato e lavorerai. Viceversa da Vinderciulo, va bene? Quindi dico a tutti quanti, grandi e piccoli, piccoli e grandi, regà, fate una cosa, ci avete il profilo, curatelo finché potete, più che potete, perché riuscirete in questo modo a trovare l'occupazione giusta e soprattutto un posto di lavoro. Ma tutto sta nel come create il vostro profilo su LinkedIn. Lasciatevi seguire, lasciatevi aiutare. Punto e a capo. Bene. Da Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Bella per voi, bella per tutti. Mi raccomando, iscrivetevi perché vi voglio in tanti nel mio canale. Ciao a tutti.